Ciao amici e bentrovati. Oggi attraverso i rumor e i leak andrò ad analizzare ed a svelarvi i device più attesi del momento. Alcuni saranno grandi assenti al Mobile World Congress, altri invece saranno i protagonisti. Io sono Bob DJ Ax e questa è la nuova rubrica Le News dello Zio. Partiamo ovviamente dal device che è sulla bocca di tutti, il Samsung Galaxy S8. Questo dovrebbe essere il design che, almeno personalmente, mi piace molto. A parte il lettore delle impronte che non sarà posizionato a fianco della fotocamera ma sotto, foto pubblicata da Gola Profonda EVLeaks, il 29 marzo, quindi durante la presentazione, ci troveremo davanti ad un device borderless, con l'eliminazione del tasto home fisico a favore dei tasti a schermo. E amici, con una dotazione hardware da paura. Design Edge, processore Exynos più potente del 30% rispetto a quello dell'anno precedente, 4 GB di RAM e non 6, display da 5,7 e display da 6,2 pollici, QHD Super AMOLED, con dimensioni effettive per i 5,7 pollici simili all'attuale S7. Per il 6,2 pollici vicine all'attuale S7 Edge. Questa, amici, è la vera chicca. Finalmente avremo display più grandi a fronte di dimensioni complessive più piccole. E fortunatamente sarà la tendenza che troveremo anche negli altri device. Diciamo che Xiaomi Mi Mix ha fatto scuola. 64 GB di memoria interna espandibile tramite micro SD, lettore di impronte, come detto, sul retro e riconoscimento dell'iride, come per lo sfortunato Note 7, ma che funzionava, io l'ho provato, piuttosto bene. Batteria da 3000 mAh per S8 normale e da 3500 mAh per S8 Plus. Fotocamera dovrebbe ancora essere da 12 megapixel, ma con apertura 1.6 e ci sarà il jack da 3,5 mm. Poi le voci sul software, se sono corrette, dovrebbe sparire finalmente la TouchWiz a favore della nuova Samsung Experience. Vedremo se sarà così e se le info sin qui giunte sono corrette. Ovviamente sarà resistente all'acqua e alla polvere come S7 ed S7 Edge. I prezzi, amici, saranno osceni. Per l'S8 Plus si arriverà vicini ai 1000 euro. Attento. Passiamo all'altro grande assente al Mobile World Congress di Barcellona, lo Xiaomi Mi 6. Con il lancio a fine marzo dell'S8 servirà circa un mese prima che i ritmi di produzione comincino a diminuire. Sto parlando del processore 835. Questo significa carenza di questo processore. Ricordiamo che Samsung lavora a stretto contatto con Qualcomm per la produzione dei SoC e quindi ha rapporti privilegiati. Xiaomi quindi potrebbe riuscire ad aggiudicarsi le scorte necessarie di Snapdragon 835 più avanti rispetto al competitor sudcoreano. Questo presumibilmente fa sì che il lancio del Mi 6 avverrà intorno a maggio, con relativa commercializzazione giugno-luglio. Sappiamo che comunque è un device prettamente per la Cina, quindi mancherà la banda 800 e soprattutto non sarà di immediata distribuzione. Questo è un peccato perché diciamo che si perderà tutta la parte marzo, aprile, maggio, giugno dell'anno, quindi si perderà un quadrimestre di vendite. Saranno due le versioni, una con lo schermo flat e l'altra con lo schermo Edge. Avrà il corpo in ceramica, batteria da 3000 mAh, fotocamera da 16 megapixel con apertura 1.8 e lo Snapdragon 835, 4 GB di RAM e 64, 128 o 256 GB di memoria interna non espandibile. Un ottimo device se segue, diciamo, queste caratteristiche tecniche e la filosofia che c'era dietro al Mi 5 e anche al Mi 4, se vogliamo. Al Mobile World Congress dovrebbe esserci, anzi ci sarà sicuramente, il Nokia 8. C'è chi dice che si chiamerà Nokia P1. Comunque io direi che dovrebbero continuare con
Nokia 6 che ho recensito e che vi ricordo di andare a vedere, e Nokia 8. Il device che la nuova Nokia ha pensato per il mercato mondiale. Uno dei punti di forza dovrebbe essere proprio la fotocamera. Il sensore posteriore infatti dovrebbe essere un 22,6 megapixel con ottica Carl Zeiss. Configurazione piuttosto importante, corroborata dalla batteria da 3500 mAh, certificazione IP57 per la resistenza all'acqua e alla polvere, lettore di impronte sul fronte, come per il Nokia 6, sistema operativo sarà Android 7.0 con personalizzazione Nokia Style. Non mancheranno 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile tramite microSD. Nokia bentornata. Al Mobile World Congress, suo malgrado, ci sarà LG con il G6, che doveva segnare il rilancio del brand dopo le vendite modeste di G5 e di V20, che purtroppo non è stato distribuito in Italia. Il produttore coreano ha rivelato che il G6 avrà uno schermo da 5,7 pollici con risoluzione Quad HD+, 2880x1440, con un rapporto di aspetto 18 noni, spessore piuttosto ridotto delle cornici e l'utilizzo di alluminio per il telaio. Dato che lo smartphone sarà resistente all'acqua, LG ha scelto una batteria non removibile. L'approccio modulare dell'attuale G5 verrà abbandonato, visto anche il fallimento commerciale che è stato. Vi ricordate all'inizio che ho detto suo malgrado? Perché G6 integrerà il processore Snapdragon 821, purtroppo. Samsung ha ottenuto da Qualcomm l'uso esclusivo dello Snapdragon 835 per il suo Galaxy S8 ed, uscendo in concomitanza, LG non vuole fare come Xiaomi, uscire 3-4 mesi dopo. Vuole uscire a marzo sfruttando il Mobile World Congress 2017, proprio per anticipare di un mese il suo diretto concorrente Samsung. Però lo dovrà fare con il processore Snapdragon 821. Ora, amici, non gridiamo allo scandalo. Capisco che presentare nel 2017 un processore dell'anno precedente, o comunque della fine dell'anno precedente, può risultare antipatico. Però le differenze tra l'821 e l'835 non sono abissali, anzi, soprattutto se LG presenterà dei prezzi umani, che come sappiamo subito dopo l'uscita scenderanno, sarà veramente un ottimo device il G6. Se dopo un mese si troverà già a 450-490 euro, anche grazie al processore che non sarà di ultimo tipo, sarà un ottimo device. Amici, questo è uno spazio news che ripeteremo quando ci saranno notizie importanti, che non va a prendere il posto del Lo Zio Risponde di tutti i mercoledì alle ore 20 in diretta, e per il quale vi invito a fare le domande sul sito www.bobax.it e nell'apposito articolo che viene fatto di settimana in settimana. Ho già visto che ci sono 7-8 domande, mi fa molto piacere. A queste domande risponderò mercoledì in diretta, oltre a tutte quelle che mi farete direttamente mercoledì. Amici, concludo dicendo quelli che secondo me saranno i punti in comune a tutti gli smartphone del 2017, o almeno sui top di gamma, o almeno spero. Finalmente avremo cornici ridotte, capito Apple? Resistenza ai liquidi e alla polvere, bene o male su tutti i top di gamma, e purtroppo prezzi osceni. Avrei voluto elencare tra queste caratteristiche anche le batterie più capienti, ma ho paura, vedendo come si stanno muovendo i brand, che per le autonomie saremo più o meno sui livelli del 2016. Io vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube, saluto gli amici del gruppo Telegram super attivo e vi invito ad andare sul gruppo Telegram, dove sarete voi i protagonisti e dove ogni giorno troverete me e tutti i Bobbers pronti a rispondere alle vostre domande o alle vostre problematiche. Iscrivetevi alla mia pagina Facebook, visitate, mettete like alla mia pagina Facebook ed ovviamente il sito www.bobax.it è lì al vostro servizio. Qui era il vostro Bob DJ Ax che vi saluta, vi magnetizza e vi dice non entity, heart energy.